E come tutti gli anni non poteva mancare Emanuela Del Zompo. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Grazie però, per l'intervista. Ma non te l'avevo fatta già l'intervista io a te, anni fa, qualche anno fa, non ricordo. C'ho un momento di Alzheimer. Alzheimer, ce l'abbiamo tutti e due. Senti, non ricordo. Presentiamoci comunque un pochino. Allora, chi è? Chi è questa signora? Chi è? Diciamo, facciamoci dire da lei chi è. Allora, io nasco come giornalista, ho lavorato per testate nazionali e internazionali, tra cui CNN Magazine Canada e Moving Pictures Magazine Los Angeles. Poi la passione del cinema mi ha portato a studiare, ho studiato sceneggiatura, ho studiato regia, perché volevo fare il critico cinematografico. Ah, anche quello, questo mi mancava. Sotto pandemia, eravamo chiusi a casa, ho scritto la mia prima sceneggiatura e non potendo girare perché eravamo chiusi a casa. Sei girata sola? No, ho pubblicato la sceneggiatura, ho trasformato la sceneggiatura in uno storyboard e ho pubblicato il mio primo fumetto per parlare delle donne. Che mi ha invitato e non sono potuto venire. Sì. Perché ero impegnato. Sì, questo fumetto fantasy. E quindi poi. Che tratta questo fumetto? Parla della condizione della donna nella storia. Un fantasy parla praticamente di un viaggio temporale che questa supereroina fa dal Medioevo al Rinascimento ai giorni d'oggi. Per insomma denunciare, c'è un messaggio dietro ogni opera. La violenza da dove arriva? Il femminicidio non è che ce lo siamo inventato oggi o 10 anni fa. Ma è nato da quando è nato l'uomo. Esatto. Quando è nato Quindi l'uomo. Io ho esplorato 3 fasce, il Medioevo, quel patriarcato. Guarda, hai fatto questa cosa che è un primo tuo lavoro, mi hai detto, no? Ho fatto altri lavori, però come idea, come tematica, sì. Perché io il primo film l'ho fatto proprio contro la violenza sulle donne, poi ho fatto un cortometraggio contro la violenza sulle donne, dove sono andato in tante città per parlare di questo argomento, tramite i miei lavori. Ma infatti io pensavo di dare un messaggio. Quindi abbiamo una cosa comune. Sì, ho fatto questo prodotto per le scuole, per entrare nelle scuole, per parlare con i ragazzi, sono stato in alcune scuole superiori e ho presentato sia il fumetto che il corto, per cercare di sensibilizzare e fare proprio un'opera di formazione, perché la violenza è una cosa didattica. Questo fenomeno va combattuto passando dalla scuola, bisogna principalmente passando dalla famiglia e dalla scuola. E dalla scuola, bisogna formare le nuove generazioni. Esatto, perché bisogna informarli da bambini, perché da lì si fa, cioè è come la pianta, la devi tirare su, diciamo, da piccola, no? Sì. E così i bambini. Ma noi infatti siamo ognuno di noi, tu, io, lei. Siamo il prodotto di come veniamo cresciuti e come esatto. veniamo educati. Sì, esatto. È molto importante quindi la formazione che la mamma fa col bambino, col maschietto. Specialmente col maschietto. Col maschietto. E quindi io sono partita dalle superiori perché vabbè, il linguaggio del fumetto, già come era strutturata la storia, va per una certa fascia di età. Ma anche già fin quando il bambino arriva alla scuola materna, perché il bambino impara attraverso il gioco, prima di iniziare a imparare a leggere e a scrivere. Quindi attraverso il gioco si può cominciare a dargli un indirizzo e una didattica sotto questo punto di vista. Esatto. Quindi niente, è diventata un po' una missione, sì. La leggenda di Kyra. Seguitemi su Instagram, e me lo so un po' su Facebook, Amazon. E il prossimo lavoro? E il prossimo lavoro sarà trasformare questi cortometraggi che sono stati distribuiti da Rai Play, i primi 2 corti di questo fumetto, trasformarlo in un lungometraggio. Ah. Quindi ma stavo cartoni oppure? Sia di finzione che di animazione, mi piacerebbe fare tutte e due le cose. E invece con persone no? Sì, finzione, diciamo action, action live, sì, sì. Come lo chiamiamo, e di animazione. Il corto è stato candidato, i 2 corti sono stati candidati ai David di Donatello. Pure. Sono stata a gennaio a Los Angeles al FIAR, Fire Film Festival, e poi sono andata in Canada. Roba forte qui, eh? Adesso a dicembre vado a Praga, poi è stato a Rodi, è stato a Cipro, Los Angeles, Las Vegas, Florida, Bristol. Stai girando un po' tutto il mondo, insomma. E sono molto orgogliosa di questa cosa. Perché ma sei andato sempre in queste località oppure hai mandato soltanto il prodotto? Non in tutte le località, perché sono stata a Los Angeles, in Canada e a Londra. Adesso vado a Praga. A Praga. Perché diventa
molto impegnativo e costoso e anche economico. Però anche perché, cioè, fare un viaggio oltreoceano sono 13-14 ore di volo. Tu pensa, in 20 giorni che sono stata a Los Angeles, tra Los Angeles e il Canada, in 17 giorni ho preso 8 aerei. Io, cioè, non prendo mai l'aereo perché ho paura, cioè, quindi io non, cioè, c'ho paura. Capisci che... E quindi quando posso, infatti per Cipro ho mandato, diciamo, ho fatto una call. Oggi con internet si può raggiungere il mondo, su Zoom. Infatti noi qui raggiungeremo il mondo con questo video. Quindi che dire, se non posso viaggiare, comunque arrivo... Dove devi arrivare? Devo arrivare. L'importante, allora, è che arriva il messaggio. Esatto. Non è importante che arriva la persona fisica, deve arrivare il messaggio, e quello che è quello che voglio dire è quello che è il progetto. Ok, allora con questo ultimo messaggio chiudiamo il nostro incontro e un saluto da Emanuela Del Sompo. E dal padre Fernando, come sempre. Posso, posso salutare la festa? No, posso salutare il Festival di Venezia? Come no? Io ci sono stato. Venezia, sono stato quest'anno. Anch'io. Amo molto questa mostra, ritengo la numero uno, il direttore Barbera, che stimo tantissimo, è un grande professionista. Ciao Venezia. Ciao, ciao Venezia.